Primo attacco di Rusevski e subito un gran passante a tutto braccio di Federer. Poco da fare, ha servito bene Rusevski, ha giocato una volea a un centimetro dalla riga. Da lontanissimo Rusevski, però poi ha giocato una splendida volée di dritto. Bravo! Annullate tre palle break consecutive. Bell'attacco in controtempo di Federer. E poi chiude con la volée di rovescio. 40-15. Altra bellissima volée di dritto, non era per niente facile, bassa, lui l'ha giocata quasi per essere il primo. Passante di Federer, 40-15. Sì, è stato proprio Philippoussis a ritirarsi dal doppio per un problema all'inguine. Finale nella Hopman Cup. E credo che se Philippoussis non riuscirà a giocare, cercare di allungare questo primo set. Splendido passante, questa volta era venuto avanti. E questo è un gran dritto di Rusevski. 0-30. Ottima volée di dritto, non era difficile anche perché aveva molto calcio. 6-3, 4-3 contro Greg Rusevski, ottavi di finale del torneo di Doha. Oh, eccolo qua un passante di rovescio di Rusevski. Sfortunato Rusevski, passante rallentato. Ha giocato un po' qui. Questa volta non sbaglia il dritto d'attacco Roger Federer, quindi diventano 19 i successi consecutivi di Roger Federer, risalgono 17 di questi al 2004, batte per la terza volta in carriera Greg Rusevski, una partita leggermente più combattuta rispetto al match contro Federer, ma è sempre stato in controllo lo svizzero di questo match. Certo, sul 3-2 15-40, se Rusevski fosse riuscito a fare il break, magari cambiava qualcosa in